Finché arrivano i risultati e la squadra va bene, mi pesa di meno, dai. Per fortuna c'è Mastronunzio che è un cecchino infallibile, quindi mi fa pesare meno la situazione, come a tutti gli attaccanti. Però dai, devo pensarci il meno possibile, perché più ci penso più ti blocchi in quelle situazioni lì. Speriamo che di sbloccarmi anche un gol fortunoso. È importante aver fiducia, però spero appunto di ricambiarla a questo punto, perché pesa più a me che a lui forse che non faccio gol. Finché appunto la squadra rimane in alto in classifica, baratterei anche l'astinenza Modena pur di vincere la partita. Le tre vittorie che abbiamo fatto fuori casa ho fatto sempre gol, quindi magari se mi sbloccasse potrebbe arrivare anche alla quarta vittoria. Però appunto al di là di vincere e di far gol è importante dar continuità, anche se qualche sconfitta avessimo fatto qualche pareggio sarebbe stato molto meglio fuori casa. Non si può sempre vincere in casa e perdere fuori, bisogna anche saper non perdere fuori casa. Modena è stato molto bene, ha fatto quasi 3 anni, il gruppo storico è ancora lì, Luisi, Pinardi, Perna, sono molto legato a loro, quindi sono contento di andare a giocare con questa classifica contro di loro, però bisogna stare attenti perché anche se non stanno vivendo un buon periodo hanno delle ottime individualità. Sicuramente la Serie B è così, fuori casa è difficile vincere per tutti.